San Valentino, Diano in Love, una manifestazione nuova, fresca per la vostra città. Sì, una nuova manifestazione nata prevalentemente dalla volontà di alcuni commercianti che hanno voluto trovare un qualche cosa di nuovo e di innovativo per festeggiare San Valentino. Questi commercianti che hanno collaborato fattivamente, l'amministrazione li ringrazia. Abbiamo avuto anche la collaborazione di Confcommercio e di Federalberghi. La Federalberghi ospiterà gratuitamente la prima notte la coppia di fidanzati che vorrà trascorrere il weekend a Diano Marina. Diano Marina si sta attrezzando per ricevere tutti gli innamorati da tutta Italia con vetrine addobbate a tema, con manifestazioni musicali su tutto l'itinerario commerciale di Diano Marina. Ci saranno anche pattinatrici che regaleranno caramelle offerte dai commercianti agli innamorati di Diano Marina. Ci sarà la bolla di TSN qui in Piazza del Comune, dove gli innamorati potranno fare la propria dedica e poi verrà messa su tutti i social di Diano Marina. Questi che parteciperanno a questa, diciamo, dichiarazione d'amore avranno un ulteriore sconto offerto appunto dai commercianti di Diano Marina. Il tutto inizierà dal 14 di febbraio e terminerà il 17. Oggi abbiamo anche lanciato la sfida ai commercianti per l'inaugurazione del campo sportivo. L'amministrazione comunale sfiderà i commercianti dianesi in una partita di calcio a scopo benefico. Sindaco, l'ha detto lei, per fare turismo ci vuole anche un po' di fantasia, è il caso di dirlo. Sì, è un'amministrazione che era nata così, nel senso che nel nulla purtroppo economico che avevamo trovato, perché allora quando sono subentrato l'anno prima il Casinò di Sanremo versava 400 rotti mila euro per poter fare animazioni sul nostro territorio, l'anno dopo mi sono trovato senza niente. Quindi ho detto, pensiamo, vediamo di pensare molto, di fantasticare molto e poi cercare di realizzare quanto più possibile per far sì che questa Diano Marina possa essere appetibile per i turisti che vengono. Noi abbiamo un settore, quello alberghiero, campeggi, comunque di recezione che fa il proprio dovere, quindi attrae dal punto di vista struttura la gente. Noi si pensava di far rimanere in questa città i turisti dandogli qualche cosa in più di quello che forse non avevano mai avuto, ecco. Quindi idee, siamo partiti da Ridiano, siamo passati al folk indiano, adesso siamo a Diano in Love e pensiamo di andare avanti su questo tragitto. Mi pare che questa manifestazione abbia anche ricevuto un ottimo consenso dai commercianti, come sempre, del resto, perché i commercianti reagiscono sempre bene alle iniziative. Ho rivisto volentieri la famiglia Danese che ci ha dato una grossa mano e veramente, pagando solo i costi, a realizzare questa panchina meravigliosa. San Valentino è di per sé la manifestazione, e ho promesso che il prossimo anno su quella panchina ci possa essere perlomeno un uomo e una donna del jet set italiano. Io credo di potercela fare, vedremo, ecco, insomma. Rogero, anche Confcommercio partecipa a questa bella iniziativa di Diano in Love. Sì, il senso della partecipazione di Confcommercio è importante proprio per far capire che c'è un sistema di Diano Marina che sta lavorando insieme per promuovere un territorio su un'offerta come Diano in Love destagionalizzante, per cui con la voglia di far venire a Diano Marina degli ospiti anche in periodi differenti di quelli che sono i periodi tradizionali del soggiorno estivo. Questo perché Diano Marina lo merita e perché Diano Marina offre molto anche durante il periodo invernale. Il significato più profondo di questa iniziativa è anche l'insieme delle forze che sono messe ad operare per dare un'offerta comune che non sia merito di uno o dell'altro, ma tutti insieme per il bene della città. È un'iniziativa moderna che si basa su nuovi strumenti di comunicazione, ma che richiama valori tradizionali.
e che senz'altro farà diventare Diano Marina la città dell'amore, perché dell'amore verso i turisti e dei turisti verso Diano Marina si parla e si parlerà. Diano in Love, un'iniziativa importante e nuova per la città di Diano Marina. Diano in Love è una bella iniziativa, nasce quest'anno con la collaborazione della Confcommercio, il Comune e i Commercianti. È un'iniziativa secondo me molto molto bella e quest'anno abbiamo tutte le vetrine dei negozi decorati con cuori e a tema, e ci saranno manifestazioni durante i quattro giorni e musica dal vivo, quindi una Diano Marina in Love. C'è questo hashtag che secondo me è molto importante perché riporta sui social network e quindi è una pubblicità gratuita per Diano e quindi una soddisfazione. Io sono metà commerciante e metà in comune, quindi io mi sento proprio felicissima da entrambi i lati, perché secondo me questa manifestazione è venuta veramente veramente bene. Speriamo di protrarla nel tempo.